Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete un po' più selvaggia. Anche Zeus ha una faccia un po' più selvaggia. Comunque, siamo qui riunite per un video, cosa mangio in un giorno. Vi piacciono tantissimo questi video e io sono felicissima di condividere con voi delle ricettine semplicissime, ma anche allo stesso tempo salutari, quindi sano, facile e veloce, soprattutto veloce, quindi pazzesco. Se siete curiose ragazze di sapere il look, io vi aspetto su Instagram perché sto ricreando una rubrica ispirata alle principesse Disney. Infatti il look è ispirato a Belle, a parte gli orecchini e la pettinatura era diversa, però ovviamente non potevo fare il video così. E niente ragazze, io vi lascio alle successive clip, vedrete come sempre i quattro pasti che faccio normalmente e devo dire la verità, con una giusta alimentazione, perché non è una dieta ma una giusta alimentazione e allenamento, io sto vedendo i risultati, mi stanno uscendo anche i primi addominali che non ho mai avuto. Comunque vi lascio con le prossime clip. Partiamo con la colazione ragazze, questa volta ho deciso di fare delle frittelle con la mousse di frutta di Melinda, non so se l'avete mai provata ma è ottima. Ci serviranno poi un uovo e 20 g di farina d'avena. Rompiamo il nostro uovo e poi lo sbattiamo fino ad ottenere un composto fluido. Aggiungiamo ora la mousse. Io alla fine ho scelto questa qui alla pesca, ma mi piace tantissimo anche quella alla fragola. E infine i nostri 20 g di farina d'avena. Mescoliamo fino ad ottenere un composto bello omogeneo, mi raccomando ragazze, senza grumi, e lasciamo cuocere circa un minutino per lato. Con questo impasto ragazze vi usciranno circa 3 frittelle grandi che tranquille vi saziano, state tranquillissime. Una volta terminato ragazze potete guarnirle come meglio preferite, io amo alla follia lo sciroppo d'acero, quindi metterò un giro di sciroppo d'acero e se di vostro gradimento potete guarnire con un po' di frutta secca. Io questa volta sono andata con la granella di pistacchio di Bacco, ragazzi non so se avete mai provato Bacco, ma è spettacolare. E voilà, la nostra colazione è pronta, buonissima ragazzi, non potete capire la bontà, e bevo anche un bicchiere di estate. Passiamo ora al pranzo, andiamo a fare un pranzo molto rapido. Ci servirà del salmone, un avocado, un uovo e del pane integrale. Vado a creare la crema di avocado e quello che ci servirà sarà sale, olio, pepe e ovviamente l'avocado. In questa clip vi mostro come taglio l'avocado, è un metodo super semplice e veloce, anche perché non ho l'attrezzino apposito per tagliarlo, ma praticamente fa lo stesso movimento, soltanto che vado con un coltello. E voilà, con il coltellino vado torno all'avocado e la polpa tac, cade. Per comodità, visto che dopo devo andarlo a frullare con il mini primer perché ho rotto il frullatore, vado a fare dei piccoli cubettini. Andiamo ora ad aggiungere al nostro avocado un pizzico di pepe, ovviamente se vi piace, un pizzico di sale e un giro d'olio, ragazze. Andiamo poi a frullare il tutto creando proprio una cremina che poi andremo a spalmare sul nostro toast. Nel frattempo io stavo tostando il pane, non vi ho ripreso questo passaggio, e ora andiamo a cuocere il nostro uovo. Lo faccio a occhio di bue, ecco. E ora è giunto il momento di assemblare il nostro avocado toast. Quindi, primo step, nostra cremina sul pane tostato. Io ho la piastra, non ho il tostapane, però mi trovo benissimo. E di solito ne mangio 2 fette io personalmente, ma ne arriva anche a 3-4 fette, dipende quanto vi saziate. Io con 2 fette sto alla grande. Tagliamo il salmone e questa confezione mi sa che è di 200 grammi, quindi sono 100 grammi a testa, e poi lo aggiungiamo al nostro toast. Per finire, su un solo toast vado ad aggiungere l'uovo. Ed ecco qua il nostro pranzo super gustoso, rapidissimo,
è ottimo per quanto riguarda il valore delle proteine e i grassi buoni, perché avocado e salmone sono grassi buoni, ragazze. Gnammi, mi raccomando, bevete. Mi ero riempita il bicchiere apposta per ricordarmelo. E l'ora della merenda, io in estate prediligo mangiare la frutta, ed ecco qui le fragoline tagliate, e come sempre vado a fare una mezza premutina di limone, perché dovete sapere che per me il limone è una droga. Ovviamente sono i limoni della Costiera Amalfitana, non compro mai limoni qui. E siamo così giunte alla cena. Andremo a fare la ricetta di hamburger di zucchine, quelle di cui vi parlavo nello svuota la spesa, e ci serviranno 600 g di zucchine, 4 fette di pane integrale, 4 cucchiai di parmigiano, sale, olio, aglio e 2 cucchiai di pan grattato. Facciamo scaldare un giro d'olio abbondante in una padella. Quando l'olio si sarà riscaldato, andremo ad aggiungere le nostre zucchine e le faremo rosolare per circa 10 minuti, aggiungendo l'aglio e il sale. Io utilizzo l'aglio in granuli, ma potete andare anche con un classico aglio tagliato a cubettini. Nel frattempo, in una terrina, andremo a sbriciolare le nostre 4 fette di pane integrale. Se non avete il pane integrale, potete andare con il classico pan bauletto o proprio con il pane. Magari lo ammorbidite un pochino con l'acqua. Mi raccomando, ragazze, fate dei piccoli pezzettini, così è molto più semplice assemblare l'hamburger con tutti gli ingredienti. Aggiungiamo ora i 4 cucchiai di parmigiano. E i 2 cucchiai di pan grattato. Quando le zucchine si saranno completamente cotte, basteranno, come vi dicevo, 10-15 minuti al massimo, creeranno questo sughettino che ci servirà appunto per assemblare i nostri hamburger. Lasciamo raffreddare le nostre zucchine e una volta fredde le aggiungiamo al composto. Ora mischiamo il tutto rendendo il composto omogeneo, dopodiché rivestiamo una teglia da forno con carta da forno e creiamo i nostri hamburger. Con questa ricetta, ragazze, ci usciranno all'incirca 7 hamburger di dimensioni medie. Poi dipende da voi, ovviamente, se volete farli un pochino più piccoli o un pochino più grandi, è a vostra scelta, ecco. Se siete vegetariani, ragazze, potete tranquillamente farli eliminando il parmigiano. Io lo amo il parmigiano, quindi mi farei il bagno all'interno del parmigiano, quindi lo metto un po' ovunque, sulla pasta, negli impasti, ovunque, ragazze. Poi, ragazze, non vorrei dire una bagianata, perché non conosco la linea vegetariana, non so se potete mangiarlo o meno il formaggio, ma informandomi su internet ho visto che uova, formaggio e derivanti animali non vengono mangiati. Se siete vegetariani, fatemelo sapere sotto, sono abbastanza curiosa. Comunque, ragazzi, ci tenevo a dirvi che nonostante sembra una ricetta con pochissimi ingredienti, vi sazia veramente, ve lo assicuro, perché tipo Manuel è insaziabile e con questi si sazia. Magari come contorno fate un po' di insalata o qualche pomodorino. Io questa volta non ho fatto nessun contorno, semplicemente perché ho tagliato il resto della vaschetta delle fragole, perché Manuel ama le fragole e in realtà sono anche il mio frutto preferito. Una volta terminati i nostri hamburger, metto un filo d'olio su ognuno di essi e in forno a 190 gradi per circa 20 minuti. Diciamo che vi rendete conto perché diventano dorati. Ed ecco qua i nostri hamburger. Ragazze, sono deliziosi. Provateli e fatemi sapere cosa ne pensate. E siamo giunti al termine, ragazze. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se ricreate le ricettine, fatemelo sapere su Instagram. Vi aspetto sempre. Vi lascio il contatto qui e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mandiamo un forte bacio
e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazze!